Salve a tutti ragazzi, eccoci di nuovo qua con il vostro Zura ed un'altra Tank Review. Un veterano questa sera è con noi a Lakeville in modalità predominio. Esatto, sto parlando dell'IS Joseph Stalin, il carro dedicato al governatore sovietico. È un veicolo piuttosto famoso, se ne vedono a gozzilioni in giro per i campi di battaglia. È un pesante Tier 7, stella rossa, quindi sempre armata russa. E intanto cogliamo l'occasione di ringraziare il nostro LV25K5, un nome, spero che sia LV e non sia in maiuscolo V. Comunque sia, lo ringraziamo veramente di averci concesso l'utilizzo di questo replay e questo contributo. Con solamente 1.000 partite, è un giocatore che ha iniziato veramente da poco. Mi fa particolarmente piacere che anche lui abbia un po' di visibilità sul nostro canale. Quindi, prima di vedere come se la cava il nostro K5 a bordo del suo IS Top Tier a Lakeville, vedo che si sta già dirigendo nella vallata. Noi ci facciamo la nostra solita analisi per capire di che pasta è fatto questo corazzato pesante sovietico. Ed eccolo qua messo in comparativa con una famiglia di cloni, l'attacco dei cloni IS, IS2, KV-122, IS2, addirittura due si chiamano con lo stesso nome. Più cloni di così. Guardate pure, io potrei pure il KV-122 è uno dei veicoli che sono arrivati più di recente. Sono tutti veicoli a base IS. Guardate, il firepower di tutti questi veicoli è identico. È identico perché abbiamo 100 di DPM, 100 di danno per minuto in meno per il KV-122. Non capisco perché. Stesso cannone, 122 mm sovietico, proiettile salsiccia vergognoso. Penetrazione discreta per il Tier 7, 175, 390 di danno, tutti quanti possono contare su dei proiettili premium APCR. Proiettili premium APCR, premendo il tasto 2, la penetrazione sale a 2,17 e l'IS2 mi sembra che abbia le hit da 2,50. Quindi un vantaggio per il veicolo cinese, quindi la copia carta carbone cinese dell'IS. Ok, se no per il resto siamo tutti quanti sullo stesso livello. Ah, addirittura passando i proiettili hit, la velocità salsicciata vergognosa di 780 crolla a 640. Ok, nessun commento sul firepower, è lo stesso per tutti, è adeguato al tier. Pugno forte e proiettile salsiccia. Gun handling, guardate il gun handling, qui abbiamo dei valori anche qui copia e incolla, solamente sono uguali le tempo di puntamento e dispersione di tutti quanti i veicoli. Il KV-122 che aveva perso un peletto di danno per minuto sopra, qui recupera con 2 decimi in meno nel tempo di puntamento e una leggerissima variazione nella dispersione ruotando la torretta, ma vi dico che sono praticamente tutti quanti uguali questi cannoni. L'IS2 paga probabilmente la penetrazione dei proiettili premium con una perdita di gun depression anziché 6 come tutti a 5, il KV3 a 7. Diciamo che firepower identico per tutti, adeguato. Gun handling vergognoso per tutti. Non dico adeguato perché fanno schifo. 0,44, 3,26 sono cannoni che sparano a caso. Mobilità 34, 34. Quelli marcati IS vanno tutti quanti alla stessa velocità. L'IS standard ha più motore, ma poi perde qualcosa come resistenza dei cingoli. Quindi alla fin fine tra l'IS2 Premium, l'IS2 cinese e l'IS non è che ci sia tutta questa differenza con il movimento. L'unico che è leggermente più agile è il KV-122 che ha un po' più di velocità di punta e un po' più di mobilità, ma soprattutto ha più tank traverse, è un carro un po' più agile. Il KV-3 è il più lento del lotto, perde moltissimo come velocità di punta, come rapporto peso-potenza e assolutamente come traverse. È un carro che praticamente non gira il KV3. Quindi nel settore mobilità ci sono le prime differenze. Queste mobilità dell'IS sono leggermente sopra alla media, perché la media magari è 35-12. Quindi la velocità è nella media o un'accelerazione, una spinta in partenza
leggermente migliore della media per il nostro IS. I valori di armatura qui riportati, 120 nello scafo frontale, 90, 60 e 190, 90 della torretta, sono più o meno condivisi con gli altri. Il KV-122, che è più veloce, paga con uno scafo meno corazzato. Quindi qui abbiamo magari lo scafo del KV-85, mentre qua abbiamo lo scafo dell'IS. L'IS-2 ha una configurazione diversa di scafo, ma più o meno siamo lì. E anche l'IS-2 cinese ha una configurazione di scafo diversa. L'unica armatura che spicca tra tutti quanti è quella del KV-3, che ha una torretta più corazzata, 130-130 da tutti i lati, e è uno scafo un po' più robusto degli altri. I punti ferita per gli S sono tutti quanti simili. Il KV, che ha pagato molto in termini di mobilità poco sopra, ha 200 punti ferita più in circa, in più circa. Sono tutti vergognosamente ciechi, per concludere, e prendono fuoco in maniera normale rispetto agli altri veicoli. Equipaggiamento consigliato, ventilazione, caricatore, ottiche, ma che ce le mettete a fare ottiche, che tanto il carro rimane cieco lo stesso. Fate attenzione che i 6 gradi di abbasso diventano 2 al posteriore, e quindi i 6 gradi di candepression, appena a malapena sufficienti, li trovate tutto l'arco frontale e laterale. Al posteriore no. Buttiamo un occhio al layout dell'armatura, perché può riservare qualche sorpresa, e infatti qualche sorpresa ce l'abbiamo, perché di solito le armature sovietiche hanno degli angoli un po' particolari. Come vedete, la lower plate è un gigantesco Wixpot. Poi dopo abbiamo una parte di cofano, la upper plate enormemente inclinata, quindi un errore che si fa quando si spara a questo carro sulla parte centrale, lo faccio pure io: se il proiettile va su questa striscia, non entrate, sappiatecelo. Quasi è meglio sparare più sulla zona tra la torretta e il pezzo sopra, perché se non vi va sotto, se state sparando con un cannone impreciso, rischiate di beccare sta striscia e rimbalzate. Se beccate i lati, come vedete, ci sono valori non entusiasmanti, 160, da 160 a 190, e poi c'è l'autobounce, e lo stesso vale per la torretta, molto arrotondata ai lati. Il mantlet non copre completamente lo scafo, in alcuni punti vedete può rimbalzare, poi ci sono dei buchi proprio a destra e a sinistra del cannone, e una cupola molto prominente. L'armatura, come pesante, non è eccezionale, è un carro che può diciamo opporsi e utilizzare l'armatura contro veicoli del Tier 5 barra Tier 6, già contro gli altri Tier 7 prende le botte. I 90 mm di armatura laterale fanno sì che il side scraping sia una tecnica che potete utilizzare, se non fosse per il fatto che state attenti, ok, angolando così, questo lato, questa zona qui diventa weak spot e non si riesce neanche a nasconderla bene. A dire la sincera verità, il reverse scraping sarebbe più idoneo, se non fosse che al posteriore, eccolo qua, messo così, messo in reverse e coprendo, come vedete, il carro guadagna enormemente, guadagna moltissimo, molto autobounce, riesce a fare un ottimo reverse scraping, se non fosse che i 2 gradi di abbasso al posteriore rovinano un po' tutto quanto. Quindi il reverse scraping c'è, ma non lo potete utilizzare perché non avete gum depression, probabilmente in condizioni di estrema pianura, in rarissime situazioni potreste provare questa tecnica di combattimento del reverse scraping. E ora andiamo a vedere come se la cava il neo arrivato K5 a Lakeville. Assolutamente mi ricordo ancora quando iniziai a giocare. Io penso che le prime 1000 partite, questo ragazzo che ha contribuito con questo replay a mille partite, forse poco più di 1000 partite, sparavo alle zucche, agli spaventapasseri, andavo in giro rompendo le cose, perché la cosa più intrigante, non ero minimamente a conoscenza di statistiche, no? Quindi sparavo i colpi a caso, sparavo per terra, quindi facevo tutte quelle cose che penso tante persone hanno fatto, e non c'era la benché minima cognizione di causa. Sicuramente K5 è un giocatore molto più giovane, molto più che avrà fatto altri giochi del genere, e infatti vedete che cerca di girare
cerca di scollinare pochissimo, cioè sta facendo una cosa giusta con, e guardate il pugno del 122 mm, proiettile salsiccia, ma se ti prende, come vedete, ha praticamente rovinato un cacciacarri TR6 e ha praticamente rovinato la partita, perché è rimasto con 100 punti ferita. A 600 punti ferita, gliene ha tolti, l'ha massacrato. Quindi pensate che cosa può fare questo cannone da 122 mm. Ed ora vedete, ti ha tirato nella zona dove ipotizzava ci fosse il cacciacarri. Cioè, io una giocata del genere, i primi tempi, ma neanche dopo 10.000 partite, ero in grado di fare una cosa del genere. Quindi, vabbè, immagino che sia un ragazzo giovane e le generazioni nuove sono estremamente più dotate dei vecchi rincoglioniti come me. Quindi se c'è qualcuno all'ascolto che alla mia età non si senta offeso se ho detto che è un vecchio rincoglionito. Ok, ora c'è una carcassa di S2 che un po' blocca la situazione. Un colpo arriva un colpo nella zona frontale e muore il pilota. Il nostro K5 sta decidendo il da farsi. La situazione è, intanto ingrandiamo un pochino la minimappa, la situazione è molto critica perché stanno straperdendo alla grande e guardate, non ci sono neanche i kit di riparazione. Strano che c'è quello medico e strano che c'è il kit medico grande. Quindi il nostro K5 ha cercato a modo suo di capire le meccaniche di gioco e ha messo un kit di riparazione, l'ha utilizzato. Poi magari poverino ha comprato quello che costa un gozziglione di soldi e non ha comprato l'estintore e non ha comprato il kit di riparazione piccolo. Ora è abbastanza indeciso sul da farsi perché si ritrova 3-7 un po' da solo in una situazione del genere con un Su-152 morto in quella posizione. Ora esce, tira un colpo sulla torretta e vedete che l'alfa, ok, il pugno di questo cannone è eccezionale perché 390 danni al tier. E ora vedete un altro tier 6 che scompare in una palla di fuoco, altri 400 danni. Allora l'alfa di questo cannone è veramente notevole. Il Tiger P è equipaggiato con un potente 419 e al tempo stesso angolando è stata sfruttata ottima armatura laterale, perché ha 90 mm di armatura laterale, l'ottima armatura laterale dell'IS. E a colpi di 400, qui ragazzi, 400 sono gli stessi pugni che tira un pesante tier 10. Al tier 7 questo cannone fa decisamente paura. E il nostro K5, lo chiamo K5 perché non mi ricordo, LV25K5, ok, diciamo K5 che è molto più simpatico in modo. E ora, ok, ora abbiamo un Tiger P 200 mm di armatura frontale. Se uno non sa dove sparare, la cosa è problematica. Bisogna sparare su weak spot. Tentativo di sparare nel mantlet. Il nostro K5, nonostante la mancanza di esperienza, perché con 1000 partite tu non ce la puoi avere l'esperienza, è un dato di fatto. Come vedete, stava cercando di capire dove ti sparo, dove non ti sparo. Ha sparato sulla torretta e la torretta del Tiger P in alcuni punti fa più di 200 mm di armatura. Quindi magari bisognava conoscere i weak spot, che sono queste guance qui, queste due guance ai lati, oppure la striscia sotto della lower plate. Quindi magari quando il nostro K5 guarderà questo replay, se mai verrà a guardarlo, gli avrò dato un suggerimento su come affrontare puntamento eterno. Il cannone non è preciso e si va avanti a caccia degli altri, perché la squadra avversaria in modalità predominio vuole prendersi il centro. La partita è sicuramente drammatica. Direi che il nostro K5 ha fatto la sua parte e anche molto di più. Ora un tentativo di far fuoco in movimento, ragazzi, questo cannone sovietico può colpire in movimento perché esso è russo e quindi grazie al potere magico di Stalin può fare qualunque cosa, come può colpire qualunque bersaglio, può pure mancare qualunque cosa, anche
un veicolo di spalle messo a 10 centimetri. Comunque sia, ha fatto bene il nostro K5 perché non ha mai tolto il piede dal gas e punta a giocare per vincere la partita. Vuole resettare il K, il suo compagno tira un ottimo colpo, poi lui ci mette la giunta, un'altra botta incredibile. Il carro, il TR6 tedesco prende fuoco, quindi 600 danni con un colpo. Guardate come è in grado di cambiare le sorti della battaglia al Tier 7. Questo 122 mm, un altro grandissimo colpo. Io stento a credere che il nostro amico abbia solamente 1000 partite di esperienza. Presumibilmente, se gioca così dopo 1000 partite, tra 5000 e 10000 partite sarà veramente una bestia. Comunque sono molto 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 contento. E arriva l'ultimo piccoletto che si prende l'ennesima bordata, cerca di sparare proiettili a PCR, ma come vedete, se voi colpite il famoso scivolo di cui vi ho parlato prima, potete sparare a questo carro qualunque cosa voi vogliate, ma non c'è nulla che passa attraverso questa piastra qui, perché è spessa ed è da zaratigre. Zanzara tigre morta ed è dannatamente angolata. 14-12, la partita da disperata giunge a una degna conclusione. Andiamo a vedere le nostre post-game stat. Allora, Maestria Fenomeno, un po' di medaglie minori e Asso con 2700 danni, 6 kill e una quantità di esperienza discreta. Il nostro LV25 K5 si porta a casa anche 30.000 crediti ed ha attivo anche l'account premium. Quindi mi viene da pensare che il nostro K5 abbia qualche amico che già gioca World of Tanks e che gli stia dando i suggerimenti giusti. Quindi lui è veramente istradato bene per diventare un grande giocatore. Ma passiamo all'IS, è un buon carro o non è un buon carro? Allora, vi dico subito che non è il T29. Vi dico subito che a me personalmente non piace molto perché il cannone fa veramente schifo, è estremamente inaffidabile. Vi dico subito che Top Tier è in grado di portare distruzione nella squadra avversaria perché il cannone è veramente spaventoso messo su un Tier 7. Quindi direi che il carro è un carro discreto, è un carro da 7. È un carro che combina una mobilità leggermente superiore alla media, un'armatura che funziona solamente in momenti miracolati, un cannone che è in grado di distruggere i pianeti in momenti miracolati e può mancare qualunque cosa nei momenti in cui l'aiettatura vi si è appoggiata sulla spalla. Ok ragazzi, anche per questa review è tutto. Il vostro Zura vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima. Come sempre vi chiedo gentilmente di lasciare un like se vi siete divertiti, oppure lasciate il non like e mi raccomando, commentate, ditemi perché non vi è piaciuta, dove sbaglio. I vostri suggerimenti sono preziosissimi. Siamo qui per migliorare e per fornire contenuti sempre aggiornati e sempre ottimi per la comunità italiana di World of Tanks. Un saluto ragazzi, alla prossima!